Allora, buonasera. Questa definizione, questa categoria, grazie, grazie. Questa categoria di fenomeni, di Webeti, come li ha chiamati Mentana, ha un nome molto semplice che è Gasparri. Questi sono i Gasparri proprio. Gasparri, se voi seguite tutta la sua storia, ed è una storia drammatica, quindi è anche apprezzabile che lui sia riuscito ad arrivare all'età che ha, perché è dura convivere con Gasparri. Nell'arco degli ultimi mesi, limitandosi agli ultimi mesi, lui ha dato spettacolo soprattutto su Twitter. Su Twitter ha litigato praticamente con tutti. Venendo qua ho controllato le sue gaffe migliori. Lui mesi fa è riuscito a litigare anche con il Puffo Brontolone. Cioè uno gli ha scritto proprio io odio Gasparri e lui ha risposto ti devi curare. Questo è vicepresidente del Senato, perché fa ridere, però Gasparri ha questo ruolo qua. Ha litigato con tutti, ha insultato tutti, è qualcosa di assolutamente straordinario. Gasparri incarna però una delle categorie tipiche che ha elencato e che ha raccontato anche Marco, che è quella di coloro che sono convinti di poter utilizzare un mezzo che in realtà non sanno minimamente usare. Gasparri utilizza Twitter e i social come se fosse al bar o come se fosse davanti a dei sottoposti che insulta dalla mattina alla sera. Il piccolo problema è che dall'altra parte ha delle persone che lo leggono e lo distruggono sistematicamente. Quando tu, per esempio, anche questa è vera, ve lo garantisco, è successa davvero. Una volta Gasparri hanno mandato un tweet con una foto, la foto ritraeva Jim Morrison. Jim Morrison era abbastanza distrutto, lo sapete, ha avuto una vita abbastanza intensa, non proprio garbata, e gli avevano scritto: guarda Gasparri, questo qui si chiama Goran Vlacev, è un immigrato, ha appena stuprato delle ragazze, come facciamo a mandarlo via? Vergogna. E lui ha risposto: sì, è uno scandalo, ci penso io. Poi gli hanno detto: guarda, quello sarebbe Jim Morrison, è morto nel 70, ha fatto qualche buona canzone, di sicuro era parecchio più bravo di te, ci vuol poco, ma lui sicuramente lo era. E lui ha risposto: sì, ma io leggo soltanto Hegel, tra l'altro senza comprenderlo, perché non sembrano esserci attinenze tra lui e Hegel. Questa categoria di fenomeni famosi che non sanno usare il web è smisurata, riguarda anche i politici. Guardate che è veramente triste avere a che fare in televisione, nei social, ma soprattutto in Parlamento, con figure politiche che leggi su Twitter e magari durante un referendum ti dicono dall'alto della loro forza politica, non mentale, ma politica sì, vorrei dire a quelli che speravano di raggiungere il quorum, ciaone, con l'hashtag. Ovviamente mi riferisco a Carbone, ma questi esempi si trovano praticamente in ogni alveo politico, si trovano nel centro-sinistra, si trovano in qualche 5 Stelle, si trovano nella Lega, si trovano nel centro-destra. Perché? Perché evidentemente il livello anche politico si è abbassato così tanto che molti parlamentari sono convinti che per dare la sensazione di avere un'idea basti scrivere un tweet, anche perché spesso in 140 caratteri puoi dare la sensazione di avere qualcosa da dire. La frase è così breve che puoi sembrare addirittura intelligente. Ed è un livello bassissimo. Ma devo dire che la categoria, secondo me, che esce peggio da questa vicenda, e qui mi sono preso gli appunti, soprattutto su Twitter, è quella dei giornalisti. Ora, i giornalisti hanno tante colpe, a partire da chi sta parlando, ma quando si scrive su Twitter si leggono dei capolavori assoluti. Mi duole adesso citare tre tweet di fila, secondo me sono il suo podio, di quello che è il giornalista preferito da Marco Travaglio. Marco, dovete sapere che lui sta provando sistematicamente a prenderlo come editorialista, non ce la fa perché lui non vuole venire. Ovviamente di chi parlo? Parlo di Fabrizio Rondolino, che è un grandissimo uomo, anzitutto anche bello fisicamente da vedere. Tu accendi la televisione e lo vedi, dici: però accidenti, che bella mattinata. Poi è sempre in televisione, non c'ha niente da dire, è sempre in televisione. Allora, le tre cose che lui, ve le cito, una è, sembra una battuta ragazzi, ma è vero: Emergency è un'organizzazione politica antioccidentale mascherata da ospedale ambulante, va isolata e boicottata. Sono belle proprio democratiche, una persona veramente bella. È uno che scrive sull'unità, che poi è coerente proprio, sono proprio messaggi profondamente di sinistra, intrisi di quella sinistra che piace a tanti di noi. Un'altra frase proprio che denota questo suo rispetto per gli altri che osano non pensarla come lui è questa: se gli insegnanti del sud che urlano in TV conoscessero l'italiano, almeno capiremmo che vogliono. Quindi, cioè, secondo lui, gli insegnanti del sud sono degli ignoranti, mentre lui è Heidegger, notoriamente, si vede proprio. Ma il meglio, secondo me, lo ha dato un anno fa, ve lo ricorderete, c'era stato uno sciopero a Roma, e lui ha
postato su Twitter una cosa di questo tipo e poi si è stupito che c'è stata la polemica. Ma perché la polizia non riempie di botte sti insegnanti e libera il centro storico di Roma? Ecco, questo è... Comunque, ha qualcosa con gli insegnanti lui, eh? Sì, ho qualcosa sugli insegnanti, probabilmente perché li ha avuti di sbagliati o perché l'hanno picchiato da piccolo, i risultati si vedono. Mai abbastanza. Sì. Però, per chiudere e dare la parola al buon Pietrangelo, io trovo che purtroppo sia Marco sia Enrico Mentana abbiano un po' toccato un nervo scoperto. Cioè, io rispetto a loro ero un pochino più ottimista nei confronti dei social. Bisogna sempre distinguere rete e social. La rete ha ancora delle potenzialità straordinarie, noi siamo un giornale che ha un sito strepitoso, i social già sono una cosa diversa. Io ricordo che 3 anni fa Michele Serra scrisse un articolo soprattutto su Twitter, che per me è peggio anche di Facebook ultimamente, dove diceva quello che poi avrebbe teorizzato in maniera molto bella Umberto Eco, cioè stiamo attenti perché rischia di diventare una sorta di sfogatoio. Ci sono quelli bravi, ma la maggior parte stanno lì per attaccare, per insultare. 3 anni fa, quando lessi questo articolo, io scrissi un articolo anche un po' cattivello nei confronti di Michele, dicendogli, vabbè dai, sei il solito trombone di sinistra, non sopporti che la gente ti critichi. A distanza di qualche anno devo dire che riuscire a districarsi e riuscire a trovare l'elemento positivo dall'elemento negativo nei social è faticoso, cioè ci sono sempre più quelli che scrivono per attaccare in maniera così a critica, tout court, ci sono sempre più haters, ci sono sempre più provocatori a caso, a casaccio, che non quelli stimolanti, ci sono sempre anche quelli lì. È bello, nella mia pagina ci sono dei commenti straordinari in qualsiasi pagina, però è sempre più difficoltoso. Per questo motivo l'anatema, la paura che ha elencato prima Marco, secondo me non è così peregrina. O ci diamo un po' una regolata, soprattutto nei social, o si rischia di svilire quello che poteva essere un bel contenitore, un bel mezzo.